Allora, adesso parlerà Pasqualino Cau, che è presidente della cooperativa Lavoro e Solidarietà di Saronno e da oltre 40 anni di lavoro a decine di diversamente abili sotto varie forme. L'attività principale è uno scatolificio, ma se ne sono affiancate molte altre nel corso degli anni. Ecco, prima di far partire la clip, l'altra sera, guardando la televisione, una delle rare volte quando ancora riesco a rimanere sveglio, ho visto un programma bellissimo, si chiama Hotel 6 Stelle, dove cinque ragazzini down vengono mandati in un albergo di lusso, di grande prestigio a lavorare. L'ho trovata una trasmissione non solo bella per come è fatta, ma anche per il valore educativo, per il messaggio che manda, soprattutto perché mi ha fatto conoscere degli aspetti dei ragazzi down che non conoscevo e tutta la sensibilità che ci sta sotto e che noi spesso e maldestramente ignoriamo. Partiamo con la clip. La CLS da 30 anni a questa parte si occupa di persone con portatore di handicap psicofisico e autistico. Lo scopo è l'inserimento attivo nella società attraverso il lavoro, attraverso la formazione all'autonomia e prendersi carico di queste persone attraverso una comunità alloggio quando viene a mancare l'assistenza o comunque la capacità di accudimento da parte della famiglia. Prego. Buonasera, la mia disfonia non mi permette di avere la voce brillante delle persone che mi hanno preceduto, ma so che ho poco tempo, andiamo avanti. Aggiungerei a questo Diamoci un futuro un altro slogan: il futuro è di chi lo fa. E noi abbiamo cominciato a fare il nostro futuro 31 anni fa. Siamo nati nel 1983. Con uno scopo ben preciso, i disabili, soprattutto i disabili psicofisici, quando raggiungono l'età adulta, 18 anni in poi, cosa fanno? Perché non prevediamo un lavoro per loro? E da qui è cominciato un po' il nostro percorso. L'abbiamo cominciato pensando al lavoro e strada facendo ci siamo accorti che ci voleva anche la preparazione al lavoro e quindi confrontarci con le difficoltà che ha un disabile psicofisico, e voi sapete che la disabilità psicofisica sconta una incapacità più o meno accentuata di relazionarsi in maniera corretta con l'ambiente. Ecco, la disabilità psicofisica necessariamente deve partire almeno da un presupposto, la possibilità di autogestirsi. Partendo da questa logica, ipotizzando che l'autogestione possa arrivare a concludersi con l'attività lavorativa, cioè con l'inserimento nel sociale in maniera molto attiva, ecco, abbiamo intrapreso attraverso una cooperativa che si chiama CLSFA, Formazione all'Autonomia, questo percorso qui. Oggi nella nostra CLSFA ci sono 33 persone disabili seguiti da 7 tra educatori e psicologa. No? Il compito è: possiamo portare questi ragazzi non solo a gestirsi in maniera autonoma, ma a intraprendere anche un'attività propria, un'attività lavorativa. Lavoro inteso in termini più ampi, lavoro in fabbrica, lavoro in negozio, lavoro in albergo, come prima si diceva, ed è veramente interessante questi tipi di possibilità perché sono elementi molto socializzanti. A valle della cooperativa CLS, l'acronimo è sempre lo stesso, CLS che vuol dire cooperativa, lavoro e solidarietà. A valle della CLSFA, formazione all'autonomia, c'è la CLS LA. LA vuol dire lavoro. Ecco, oggi la CLS LA ha al lavoro ben 58 persone, di cui 40 disabili psicofisici.
La filosofia della CLS e l'EA, ma della CLS in genere, è che queste strutture nascono per i disabili, l'ABLI è di supporto, quindi abbiamo un po' rovesciato il paradigma diciamo, delle cooperative sociali. Non sono gli ABLI che associano i disabili, ma sono i disabili, perché sono nati per loro, che chiedono agli ABLI di condividere questo percorso. Che cosa si fa in questa cosa si fa? Gestisce una fabbrica che si sviluppa su quasi 6.000 metri quadri coperti, dove c'è uno scatolificio, quindi compete sul mercato con altri scatolifici, e l'ultima attività molto profittevole è quella della cartotecnica. Finito il lavoro, cosa succede a questi disabili? Finito l'orario di lavoro, dicono, vado a casa, e chi la casa non ce l'ha? Chi i genitori sono anch'essi bisognosi di assistenza? Ed è che allora la comunità alloggio, la terza cooperativa, dove noi abbiamo oggi i due comunità alloggio, di cui una pienamente attiva, e dove sabato, domenica, Pasqua, Natale che sia, i nostri diciamo, OSA sono lì ad assisterli, più una comunità di mini appartamenti per chi sa gestire in maniera più autonoma. L'ultima nata, che è nata questo gennaio, è la cooperativa CLS di Upper Disabili Autistici, un compito veramente molto molto complesso. Al di sopra di tutto questo c'è una realtà, la fondazione, Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà. Trovate opuscoli e informazioni fuori dalla porta. Grazie. Grazie. Pasqualino Cao ha utilizzato delle parole ben precise, più detto compete sul mercato, e per sostenere la sua affermazione c'è stato un recente studio sostenuto da una banca, da un gruppo bancario nazionale, che diceva che durante la crisi il terzo settore, il settore non profit, è stato quello più in espansione, quello tra l'altro più affidabile, quello che ha dato anche meno sofferenze alle banche, quindi molto affidabile sul credito, insomma, quindi confermo questa grande capacità del non profit di stare sul mercato, insomma, e come grande alternativa tra l'altro. Allora, adesso parliamo dei padroni di casa. L'Istituto Padre Monti, parlerà Ambrogio Peverelli, che è il direttore della scuola professionale dell'Istituto, e ci parlerà della complessità di questo luogo, che comprende anche una casa editrice di ottimo livello, confermo perché ho letto alcuni libri, soprattutto sul versante economico, molto attiva, una tipografia e anche una clinica. Partiamo con la clip. Buongiorno, io mi chiamo Ambrogio Peverelli e oggi rappresento l'Istituto Padre Monti di Saronno. Oggi in istituto sono presenti diverse realtà, oltre ovviamente alla congregazione religiosa e al santuario del Beato Luigi Monti, un'attività formativa con due scuole, un poliambulatorio medico, sanitario, una casa editrice, una libreria. Prego Peverelli. Non mi ricordavo di aver detto queste cose, per cui mi ripeto, che diamine. Allora, l'Istituto Padre Monti, questo istituto, deve il suo nome a padre Luigi Monti, Beato Luigi Monti. Questo è giusto, il sindaco mi indica, lui è il responsabile di tutto questo. Che dal 1886 è venuto a Saronno e si è insediato in questa casa. Da sempre lui, con i frati che poi hanno continuato la sua opera, si è occupato sia dell'educazione dei giovani che dell'aspetto sanitario. Infatti questa casa, che è adesso la casa madre, rappresenta proprio in onore di questi suoi carismi entrambe queste situazioni. Allora, che cosa c'è in questo istituto? È un istituto complesso perché comprende tante aree, in effetti. Esiste la parte della congregazione, dove c'è presente un santuario e dove è sepolto oggi Padre Monti, e questo fa di questo istituto, per la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, la casa madre. In quest'area invece è presente un poliambulatorio,
che è presente dal 92, o meglio, è stato rifondato dal 92, perché io sono abbastanza giovane, diciamo, per modo di dire, però ho sempre sentito parlare del Denciate di Fra. Molti di voi magari se lo ricordano, o se non ve lo ricordate, insomma, esisteva, è sempre esistito qualcuno che sradicava i denti in maniera un po' particolare. Ho lavorato un po' in libreria, per cui queste storie me le narravano. In questo momento, dal 92, quindi nel poliambulatorio si è molto sviluppato, sono presenti diverse attività ambulatoriali come la dermatologia, la chirurgia plastica, le leggo perché ovviamente non le ricordo, allergologia, medicina dello sport, neuropsichiatria infantile. È presente, è stata citata una casa editrice abbinata alla libreria. La casa editrice è una casa editrice che pubblica libri a livello diffusi a livello nazionale. Ma io sono, come è stato detto, direttore dell'ISUO Tecnico Monti, adesso guardo con un po' di angoscia quel numero. Allora, per me, che lavoro nella scuola, pensare al futuro, quindi arrivo al tema della serata, è fondamentale. Io lavoro con il futuro, quando penso ai miei studenti io sono costretto a pensare al futuro. Il futuro che siamo costretti a programmare, a pensare, anticipare. Quando un mio studente entra a scuola, rimane con me 5 anni e io devo poter garantire a questa persona, quando esce, un posto di lavoro, qualche cosa. E quindi quando programmiamo, non da soli fortunatamente, ma con l'associazione di categoria, pensiamo di interpretare ciò che sarà il futuro, in termini di lavoro, di occupazione. Ancora, altro aspetto molto importante è il laboratorio Frida, un laboratorio in cui ci pensiamo al futuro in termini di innovazione didattica, dove si analizza insieme all'università, Università Cattolica in questo caso, dove si analizzano le possibili sviluppi pedagogici per ragazzi in grandissima difficoltà, ragazzi che non riescono a frequentare alcun tipo di scuola. È un percorso che noi definiamo anno unico, ma è una cosa molto complessa da spiegare in questo momento. Due parole sull'ultima interpretazione, diciamo, del futuro, è quella legata all'ITS Angelo Rizzoli. Dato di questi giorni, un percorso di istruzione tecnica superiore a cui anche il Comune di Saronno ha partecipato, un grande onore, insieme alla LUC di Castellanza, percorso di istruzione tecnico superiore che ha dato un'occupazione a giovani 2 anni dopo il diploma pari al 90%, per cui direi che in questo periodo storico non è male. Grazie. Allora, rimaniamo in ambito religioso perché adesso parlerà Giuseppe Colombo, che è il curatore archivio storico del santuario di Saronno. Recentemente si è occupato di supervisionare il restauro delle statue lignee che risalgono al 500. Andiamo con la clip. Allora, siamo davanti al santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, che oltre ad essere una chiesa è anche uno scrigno pieno di tesori d'arte, perché i saronesi l'hanno voluto costruire ed arricchire con opere stupende, tutte da vedere e da ammirare. Prego. Buonasera. Dunque, parlare del santuario diventerebbe una cosa un po' troppo lunga, forse vi annoierei anche. Vi invito a venirlo a vedere con le visite guidate, che almeno rende meglio l'idea. Cosa stiamo facendo adesso in santuario? Abbiamo appena terminato il restauro di quelle 20 sculture lignee dell'Oggioni e dell'Alberto Dalodi, decoratore. Un'impresa notevole, perché erano sculture che sono scese dall'alto per la prima volta dopo ben 475 anni. Erano molto conciate, anche perché in passato, quando c'era il ponteggio sopra per il restauro della cupola, qualcuno è salito con la lata di vernice e si era messo a ridipingerle per benino. E il compito grosso adesso dei restauratori è stato quello di togliere tutti quegli strati di vernice che sono stati sovrapposti e riportare, almeno così alla vista, il colore originale.
Purtroppo i danni sono stati provocati anche dal calore dell'impianto di riscaldamento, per cui la cupola si è constatato che si arrivava addirittura a 40 gradi. Il caldo va in alto e il riscaldamento d'aria calda, la cupola faceva da camino. Quindi adesso il restauro è finito, grazie agli interventi molto generosi della gente di Saronno e del saronnese, diciamo che sono venuti anche da fuori ad aiutarci a restaurare queste sculture. Adesso andrebbero riportate su, però riportarle su nelle condizioni in cui erano 2 anni fa, quando le abbiamo tolte, vuol dire riprovocare ancora tutti i danni che sono successi. Il calore secca il legno e si spacca. Quindi si tratta di innanzitutto restaurare le nicchie dove vanno messe le statue, perché anche lì l'intonaco si sta staccando, l'umidità ha lavorato un po' anche in quella zona. E poi bisognerebbe riportare sulle statue, sì, ma cambiando il sistema di riscaldamento, e si pensa a un impianto a raggi infrarossi. Si piacerebbe anche fare un impianto di illuminazione un po' diversa, perché dopo l'onerosa spesa per il restauro, lasciarle sole in alto e non poterle vedere come si deve è un peccato. Quindi c'è parecchio da fare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di proporre questo intervento anche a livello regionale e provinciale, speriamo che qualcuno ci aiuti. Intanto si prospetta un altro lavoro, si prepara un altro lavoro. A Milano fra qualche giorno, direi il 7 di aprile esattamente, viene inaugurata una mostra su Bernardino Luini e i suoi figli. Sarà una mostra che riguarderà parecchio anche tutte le opere di questo artista, e il Touring Club di Milano ha pensato di fare delle navette e portare la gente anche qui in santuario. Io chiedo se ci sono degli insegnanti, dei professori di storia dell'arte, magari se ha qualche ragazza di buona volontà di venire a imparare a fare la guida, perché in quei giorni potrebbero anche servire. Noi siamo in 6 o 7, però c'è gente che lavora, c'è gente che è impegnata in altre cose e non può dare disponibilità anche durante i pomeriggi della settimana, come si fa normalmente. Guardate che noi stiamo accompagnando ogni anno da 14 anni a questa parte, ben 10.000 visitatori all'anno, tra pellegrini e appassionati di arte. Ci vuole qualcuno che ci dia una mano anche in questo senso. Aspettiamo, concludo augurando che si possa arrivare veramente a fare delle cose che possano portare tanta gente a Saronno e che queste, come si dice, scusate mi sono impapinato, e che questi restauri che stiamo facendo possono portare anche ai nostri posteri a godere di questa bellezza che abbiamo. Grazie. In qualche modo Colombo ci ha ricordato che il futuro passa anche dalla memoria, no? Dalla storia delle opere d'arte. Qualcuno di voi ha visto il film Monuments Man? Eh? Ecco, il tema era proprio questo, insomma, era il cercare di riportare la memoria e la storia di un popolo per le generazioni future è fondamentale. Allora, ritorniamo sul fronte comunicazione, perché adesso parlerà Angelo Volpi di Radio Orizzonti Saronno, una radio fondata nel 1987, è uno strumento che mette in comunicazione le varie realtà cittadine, quindi è un trade union importante ed ha una vocazione no profit. Quindi partiamo con la clip. Radio Orizzonti nasce 27 anni fa rilevando le frequenze di Radio Continental. Qui si continua a fare a trasmettere i programmi, il Consiglio Comunale di Saronno, il Consiglio Comunale di Gerenzano, i giovani che fanno della musica, trasmettono musica tutti i giorni,
e si fa si trasmette anche la Santa Messa ogni giorno, perché oltre a questo ci sta lo sport, ci sta la cultura, ci sta la politica. Qui ci sta la città. Prego, prego Volpi. Bene, la radio. Però anche io non mi ricordavo mica di aver detto queste cose, ma adesso mi ripeto, fra l'altro. Comunque la radio, Radio Orizzonti, nasce nel 1987, avendo rilevato le frequenze di Radio Continental che trasmetteva a Saronno in via Sant'Antonio. Cosa succede? Che per mantenere quei programmi abbiamo dovuto allargarci un po'. Fatto questo, Radio Orizzonti, essendo una radio alla portata di tutti, si è deciso di allargare i programmi, perché la radio era nata per i giovani, ma non poteva rimanere solo per i giovani. A questo punto si è deciso di immettere altri programmi. E cosa potevamo fare? Allargando la schiera dei nostri che rappresentavano la radio, siamo entrati nel sociale, nel politico sindacale, con i medici, con la cucina, con lo sport. Quindi voi capite che nel momento che ci si allarga in questo modo, abbiamo la necessità di trovare anche la gente che sia disponibile a trasmettere. E quindi siamo arrivati ad avere una trasmissione che ogni mese il sindaco di Saronno viene a parlare alla nostra radio, il sindaco di Gerenzano, poi ha fatto un accordo con i nostri dirigenti, viene a parlare alla nostra radio. In totale facciamo circa 25 trasmissioni alla settimana. Alla mattina è in diretta, al pomeriggio sono registrate. E quindi voi pensate quanta gente muoviamo. Siamo circa 80 iscritti alla radio. 80 iscritti sono volontari che trasmettono poi i programmi. Questo vuol dire che a un certo punto tutta la giornata è occupata. E non abbiamo perso neanche la nostra identità cristiana, perché tutte le mattine trasmettiamo la Santa Messa. Quindi il nostro obiettivo era quello di toccare tutti i punti, e non soltanto come quando eravamo partiti, che erano solo i giovani importanti, ma che non poteva certamente reggere. Voi sapete che la radio ha un grosso impatto nel sociale, e noi abbiamo cercato questo impatto di aumentarlo, e pensiamo di esserci riusciti, perché in questo momento, appunto, con 80 persone che trasmettono attorno nella nostra sede, ecco che riusciamo a contattare tutto il tessuto. Ma quello che interessava era cercare di uscire da Saronno. Ho detto prima che una volta al mese viene il sindaco di Saronno e viene il sindaco di Gerenzano. Noi ci auguriamo che anche gli altri sindaci facciano un accordo con i nostri dirigenti, perché siamo disponibili a parlare anche delle loro città e dei loro paesi. Quindi questa radio, che ha la possibilità di poter far sentire la voce a tutti quanti, possano venire da noi a trasmettere. Ora rappresento anche un'altra associazione, che è l'associazione Il Tramvai, il quale rappresenta tutti i collezionisti che stanno nella zona e non solo di Saronno. Ecco, a questo punto c'è anche questa associazione che ha la possibilità di aggregare tutta questa gente, e facciamo, qual è il nostro obiettivo importante però? È quello di effettuare delle mostre. Quest'anno abbiamo il piacere, e forse sarà la mostra più importante che faremo, è quella dei 300 anni del crocifisso che sta a Saronno. Ha una storia particolare, stiamo facendo ricerche da tutte le parti, siamo stati all'Archivio di Stato, andiamo alla Curia di Milano, e finalmente però ieri a Milano all'Archivio di Stato abbiamo trovato un documento in cui c'è scritto 4 crocefissi a Cernobbio, 1 d'argento. A Saronno qual è che ci sta? Quello d'argento. Allora, chiederemo di riuscire a trovare questa soluzione per dare ai saronnesi l'identità di questo crocefisso, che io ritengo una cosa importante. Grazie. Ci ha dato una notizia in diretta. Eh? È una notizia in diretta questa qui. Benissimo. Poi, fra l'altro, essendo 300 anni un crocefisso, non sta mica da tutte le parti il nostro crocefisso. La cosa importante è trovare tutte le documentazioni, perché la mostra non finisce solo con un crocefisso, ci vuole la sua storia. Ecco, io devo dire la verità, ieri quando
sfogliando, avrò sfogliato, guardate, dalle 8 del mattino fino alle 6 di sera, penso 10.000 carte, per aver trovato una riga col suo scritto, quella cosa lì, e da lì partiremo per vedere se riusciremo a completare il ragionamento. È una cosa importante. 300 bene, anni. Bene, grazie, grazie. Allora, adesso parliamo di una realtà molto bella, che è una cooperativa, la cooperativa sociale Ardea, che gestisce il Parco degli Eroni, perché la cooperativa sociale Ardea si è aggiudicata la gestione decennale di questo parco, che sta a Gerenzano, è un luogo bello per chi ama la natura, il verde, gli animali, e per chi ama fare sport e stare in un ambiente salubre. Allora, la cooperativa ha tutte le attività di manutenzione, compresa la cura del verde, i costi del personale sono sostenuti dai proventi derivanti da attività ricreative, sportive, didattiche e di ristoro, nonché dai finanziamenti dei soci e dalle donazioni dei privati. È una storia anche simbolicamente importante, perché se non vado errato, in quel parco un tempo c'era una cava, una discarica, quindi c'è la cava, quindi c'è una trasformazione nel tempo in un luogo a disposizione dei cittadini, un bel luogo dove anche fare, dove creare partecipazione, dove associarsi, dove incontrarsi. Allora, noi siamo Ardea Cooperativa Sociale Onlus, dal 2012 gestiamo il Parco degli Eroni di Gerenzano. Il nostro principale obiettivo è quello di migliorare la fruibilità del parco per tutta l'utenza e di organizzare momenti di formazione e di sensibilizzazione sulla cultura ambientale, anche attraverso esperienze ludico-ricreative, in modo di facilitare l'avvicinamento delle persone a questo tipo di problematiche. Buonasera a tutti, la clip e il presentatore hanno già introdotto a grandi linee quelle che sono le attività e la mission di Ardea nella sua gestione del parco. Di conseguenza preferisco concretizzarmi su quelle che sono le proposte di un futuro immediato e di quello che può essere il nostro approccio a un futuro più nel medio termine. Se parliamo di futuro immediato, chiaramente le attività del Parco degli Eroni sono principalmente focalizzate, ma non esclusivamente focalizzate, nel periodo primaverile ed estivo, quindi adesso partono una serie di attività molto interessanti dal nostro punto di vista per quanto riguarda l'avvicinamento all'ambiente, alle problematiche di tipo ecologico. Siamo in collaborazione col Comune ed altre realtà gerenzanesi. Parte il progetto Ambientiamoci 2014, che prevede una serie di eventi specifici. Il primo sarà domenica prossima con la giornata del verde pulito. Si susseguiranno una serie di conferenze, di momenti di incontro, di momenti di dibattito, di notti al parco per i bambini, e il tutto si concluderà sostanzialmente con la settimana europea della mobilità sostenibile. Oltre a questo tipo di proposte abbiamo delle proposte di avvicinamento all'arte tramite una serie di eventi serali in cui delle mostre di artisti emergenti o di artisti affermati saranno accompagnati da momenti di aperitivo per facilitare l'incontro tra l'arte e la cittadinanza e l'utenza. Avremo una serie di eventi di tipo, avremo due giornate sempre in collaborazione con altre realtà di Gerenzano, finalizzate all'integrazione tra persone abili e persone disabili. Sono due giornate di sport integrati che abbiamo già svolto in passato con successo. Queste si svolgeranno l'ultimo weekend del mese di giugno. In tutto il periodo primaverile offriremo dei corsi sportivi finalizzati al benessere, ma un benessere introdotto nella natura e non nel freddo di una palestra, proponendo corsi di tai chi, di danza terapia, di yoga e difesa personale. Abbiamo veramente tantissime proposte. Invito tutti i presenti a seguirci sul sito, che è www.parcoeroni.it, che viene costantemente aggiornato con tutte le proposte di Ardea.
su un discorso del diamoci un futuro, chiaro che abbiamo cominciato 2 anni fa, la nostra gestione sarà una gestione per i prossimi 8 anni, perché è un totale di 10 anni, quindi è chiaro che tutto quello che è la nostra attività è un'attività focalizzata sul futuro e mirata a offrire all'utenza una proposta sempre più vasta di servizi e per avvicinare sempre di più la cittadinanza al verde e a momenti comunque di tranquillità e di relax in un ambiente assolutamente confortevole. Ecco, la sintesi è un dono, per cui c'è, è in credito di qualche secondo, ma va benissimo, insomma. Allora, adesso veniamo, questa sigla è FRV, però se io vi dico Insubrias Biopark vi risulta più familiare. La Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita è nata dall'impegno della provincia di Varese, dello Stato e Repubblica del Canton Ticino, della comunità di lavoro della Regione Insubrica, dell'Università dell'Insubria, della Fondazione Cardiocentrico Ticino e dal Comune di Busto Arsizio e più recentemente dal gruppo ospedaliero San Donato Foundation, che insieme ne hanno promosso la realizzazione con il chiaro obiettivo di sostenere, promuovere e tutelare la ricerca in un contesto transfrontaliero di grandi potenzialità. Il FRV possiede un patrimonio che consiste in una rarissima collezione di 166.000 estratti microbiologici e 15.000 ceppi ed è un centro di ricerca oggi denominato Insubrias Biopark. Chiaramente è un centro di ricerca, magari qui Daniele Pozzi poteva aiutarci sulla vocazione di questo territorio, qui c'è una filiera farmaceutica abbastanza sviluppata, insomma, anche se negli ultimi anni questa cosa è, questo settore è andato un po' in decadenza, uso questo termine perché con il presidente durante il 141 tour avevamo affrontato anche questo tema. L'Insubrias Biopark però fa ricerca di altissimo livello, quindi è una ricerca che poi dovrebbe trovare nelle aziende farmaceutiche un interlocutore privilegiato. Però sentiremo da lui qual è lo stato dell'arte, qual è la situazione, a che progetti stanno lavorando. Prego la clip. Insubrias Biopark è un parco biotecnologico totalmente dedicato alla ricerca medico-scientifica. Si occupa di ricerca di nuovi farmaci antitumorali, di nuovi farmaci antibiotici e di farmaci che possano essere utili nel morbo celiaco. Il futuro è rappresentato dalla possibilità di trovare qualche cosa che sia effettivamente utile in qualcuna di queste patologie che ho citato. Bene, dottor Carenzi, la parola. Buonasera e grazie per l'invito. Due parole su che cos'è l'Insubrias Biopark e la Fondazione. La Fondazione nasce nel 2007 per iniziativa della provincia di Varese, a cui poi hanno aderito altri fondatori, con il compito di gestire un dono che ci era arrivato nel frattempo da parte di Pfizer, dei laboratori di ricerca ex LPT che hanno sede in Gerenzano. Quando nel 2007 ho visitato per la prima volta, erano dei bellissimi laboratori, anche molto ben attrezzati, in grado di fare davvero delle ottime attività di ricerca, ma non c'era più nessuno, erano totalmente vuoti, 12.000 metri quadrati di laboratori, assolutamente vuoti perché Pfizer aveva deciso di chiuderli e li ha donati attraverso la provincia di Varese a questa fondazione che ha nel suo DNA un po' il titolo o perlomeno il tentativo di darci un futuro perché si occupa esclusivamente di ricerca. Oggi ci sono 12 gruppi che lavorano autonomamente nell'ambito del bioparco, facendo tutte attività di ricerca
medico-scientifica e biotecnologica, più la Fondazione ha tenuto una parte di questi laboratori e, come prevede il suo statuto, fa attività di ricerca e cerca di promuoverla, aiutando anche gruppi che vogliano farla, a start-up, a creare delle start-up, come è successo in questi anni. Oggi lavorano circa 150 ricercatori all'interno di questa struttura e si va dalla ricerca di terapie avanzate, come l'uso delle cellule staminali per curare determinate patologie, a progetti più tradizionali che sono quelli che citavo prima, come il tentativo di trovare nuovi antibiotici, nuovi farmaci antitumorali, oppure migliorare le tecnologie che sono applicate poi alla ricerca e alla scienza, soprattutto legata alle problematiche mediche. La nostra filosofia qual è? Una realtà, un territorio non può svilupparsi se non è attento all'innovazione. La ricerca che noi facciamo è ricerca vera, ha una prospettiva forte in campo applicativo, può essere utile per l'industria farmaceutica, come è già stato detto, peraltro siamo riusciti anche ad ottenere tre interessanti brevetti da questo punto di vista, ma può essere utile anche all'industria agroalimentare del territorio se semplicemente vuole migliorare un processo di produzione, che so io, di un lievito che serva come starter per fare il vino o per fare il formaggio. Abbiamo un gruppo, per esempio, che si occupa esattamente di questo. Quali sono gli elementi che abbiamo ritenuto necessario come base per passare da una ricerca a una ricerca innovativa, cioè produrre innovazione, favorire la crescita della conoscenza, e noi abbiamo ottimi rapporti in particolare con l'Insubria, l'Università dell'Insubria e con la LIUC, e seconda cosa, favorire quel sinergismo tra gruppi di ricerca che sono presenti nel bioparco e non solo, e anche quelli universitari, per cercare di completare un arco di competenze che è assolutamente necessario per arrivare all'innovazione. Grazie. Si dice che gli ultimi saranno i primi, e adesso chiameremo un'ultima, che però è un caso, l'abbiamo lasciato per ultimo appositamente, perché rappresenta un caso interessante, in quanto voi sapete che stanno scomparendo le librerie indipendenti. Questa è una moria ormai, è una strage direi. A Varese non ce n'è più una, l'ultima ha chiuso recentemente. E che cosa sta accadendo? I grandi gruppi editoriali tendono a coprire quegli spazi commerciali, cioè a loro volta diventano librai. Capite, con non solo con una cointeressenza, anche con un certo conflitto di interessi, perché è chiaro che verranno prediletti gli autori che vengono editati dalla casa editrice rispetto ad altri. Questo ha creato un grosso problema alle piccole case editrici, perché quel lavoro di scouting che un tempo facevano è venuto meno. Vi faccio un esempio e poi do solo la parola alla nostra ospite. Uno degli ultimi premi Nobel per la letteratura, Herta Müller, è stata scoperta da una piccola casa editrice che si chiama Keller, praticamente una mansarda con due persone part time che pubblicavano libri di lingua tedesca, chiaramente li pubblicavano in Italia. Questo chiaramente prima che diventasse premio Nobel e famosa. Chiaramente oggi viene pubblicata da Sellero, viene pubblicata anche da altre grandi case editrici. Questo per dire l'importanza delle piccole case editrici, e spesso le piccole case editrici trovavano, diciamo, un approdo naturale nei libri indipendenti, perché il libraio
è solitamente una persona molto appassionata e quindi va a ricercare nei meandri della cultura italiana le chicche, le cose originali, frequenta le fiere, diciamo, secondarie. Io mi ricordo una fiera bellissima a Belgioioso sulla piccola editoria. Ecco, quindi poter parlare di una libreria indipendente è come parlare dei Panda oggi, cioè, perché è una cosa che non è, è rarissima. Cito un ultimo esempio: a Bustassizia è capitata una cosa molto simile a quella che racconteremo stasera. La libreria Boragno, che è una storica libreria della città, proprio nel cuore, in via Milano, per varie vicissitudini aveva chiuso, ed è stata riaperta con un azionariato popolare, cioè ci sono messi 200 nuovi soci, scusate, hanno ciascuno messo una propria quota e hanno riaperto questa splendida libreria, che era un luogo storico che appena riaperto dopo la chiusura di 2 mesi ha avuto un boom di vendite, di partecipazione, proprio perché la popolazione sentiva come proprio questo luogo. Quindi direi di fare un applauso preventivo a Carla Pinna, perché ha avuto il coraggio di aprire questo caffè letterario con queste caratteristiche. Vediamo la clip e poi diamo la parola. A luglio di quest'anno ci siamo trasferiti in questo nuovo locale, che è in via Pedemonti 15, nel pieno centro di Saronno, grazie a un'azione di azionariato popolare che ci ha permesso di costituire una nuova società con 37 soci e di avviare una vita culturale nel centro di Saronno, che era il nostro obiettivo. Prego. Allora, prima di tutto grazie, e grazie anche a Varese News, perché in tutto questo periodo, che è iniziato esattamente un anno fa, Varese News ci ha aiutato moltissimo. Manuel Sgarella ci ha supportato, ha raccontato che cosa stavamo facendo ed è stata una cassa di risonanza sicuramente importante per quello che è stato il nostro progetto. Il progetto qual è stato? Si è, purtroppo, ahimè, un anno fa ha chiuso una libreria storica di Saronno, molto grande e molto bella, la libreria Palomar. Molto grande, molto bella, molto fruibile, perché è in centro, perché è molto grande, perché ha degli spazi che si possono utilizzare molto bene, e quindi il nostro progetto è stato quello di poter prendere in affitto il locale di questa libreria. Però noi avevamo molti libri ma pochi soldi. I librai, si sa, non si arricchiscono, e appunto sono dei panda, i librai indipendenti, quindi abbiamo fatto un appello alla società civile di Saronno per poter non semplicemente aprire una libreria, ma per poter aprire un luogo di cultura. Un luogo aperto a tutti, uno spazio dove non solo si possono comprare i libri, ma dove si può discutere di cultura. In un periodo, in un momento, in una situazione sociale e culturale in cui le librerie indipendenti chiudono, il patrimonio culturale italiano va a ramengo, c'è chi ci ha detto che con la cultura non si mangia, noi abbiamo voluto andare controcorrente. Ci siamo riusciti, siamo 37 soci, abbiamo preso questa libreria, l'abbiamo inaugurata il 14 settembre di quest'anno. Da settembre ad oggi abbiamo fatto più di 100 eventi, seminari, presentazioni, corsi. In questa serata ci sono solo io e non Giulio Bonetti, che è anche il mio socio fondatore, perché in libreria c'è una presentazione di un libro. Ospitiamo associazioni. Sono molto contenta di raccontarvi che abbiamo dato stiamo dando ospitalità all'Associazione Saronnese dei Malati di Fibromialgia, che si riuniscono ogni 15 giorni e che non avevano un posto, e quindi con questi nuovi locali, che effettivamente sono molto fruibili, siamo riusciti a dare ospitalità. Quindi diamoci un futuro. Noi l'abbiamo iniziato a marzo dell'anno scorso, è un futuro che noi vogliamo continuare a portare avanti, tra l'altro ampliando
quelle che sono le possibilità di un punto di riferimento culturale come quello che è in via Padre Monti. È stata citata la libreria Boragno di Busto Arsizio. Noi abbiamo iniziato una collaborazione molto importante, molto proficua con la libreria Boragno, sia da un punto di vista proprio del recupero dei libri, che dello scambio culturale, che di un lavoro importante a livello nazionale sulle librerie indipendenti. Perché pensiamo che le librerie indipendenti siano una risorsa importante in Italia e che effettivamente siano una testimonianza di quello che è il patrimonio culturale da preservare. È vero, c'è molta crisi, c'è molta difficoltà, però io sono convinta che riuscendo a ricostituire un dialogo, la possibilità di un incontro fra le persone, io questo l'ho detto anche fin dall'inizio quando cercavamo di spiegare questo progetto, possa significare effettivamente la possibilità di migliorarci e la possibilità di... in un momento come questo, in cui siamo molto soli, di invece sviluppare dei momenti e delle situazioni di incontro importanti. Ultima cosa, e di questa sono particolarmente contenta, lasciatemela dire, l'8 maggio, il giorno di apertura del Salone del Libro di Torino, sono stata invitata a Giuseppe Culicchia ad essere una dei relatori nell'evento che Culicchia organizza al Salone, in merito alle librerie indipendenti, alle librerie che resistono, e quindi insomma sono contenta di poter portare la testimonianza non solo nostra ma di Boragno ma di tutte altre librerie che stanno resistendo e si propongono di fare cultura. Grazie a tutti. No, dicevo che Culicchia è lo scrittore, no? Giuseppe Culicchia. Bene, allora siamo arrivati al termine di questa lunga carrellata. Allora, in genere alla fine ci sono sempre i ringraziamenti. Varese News è una compagine molto variegata, dove lavorano circa 20 persone. E c'è un front office e c'è un back office, insomma. E il back office qui è rappresentato questa sera da Manuel Sgarella, che è lo storico corrispondente da Saronno e dalla Varesina, da Livio Lazzari. Livio Lazzari, pensate, arriva da Reggio Emilia, è venuto da noi perché frequentava l'Università Milano, è venuto da noi, no, adesso tra l'altro si è trovato così bene che si fermerà, quindi è arrivato da Reggio Emilia ed è una bella presenza, insomma ci ha arricchito molto. E poi cito per ultima Mariangela Gerletti, questa signora che vedete qui che fa le foto, perché lei è la vera, diciamo, il vero motore immobile del 141 Tour. È lei che prende appuntamenti, fa le telefonate, si prende il carico delle rimostranze del direttore, mette sempre una pezza in qualsiasi falla, riesce a trovare sempre una soluzione ed è, oltre ad essere una bravissima giornalista, lei ha lavorato per tutte le testate storiche del Varesotto e non, perché ha lavorato per Il Giorno, la Prealpina, per La Notte, mi sembra anche giusto, per l'Ansa, quindi è una bravissima giornalista e si è presa sulle spalle questo carico. Io vorrei far chiudere a lei, perché è forse quella che le 141 Tour ha conosciuto tutti. Prego. Grazie, se questo scherzetto di Michele poi me la paga, perché io ho molti problemi a parlare in pubblico. Comunque volevo spiegare un po' qual è lo spirito che ci ha mossi nell'organizzare queste serate, che sono un po' un'anomalia per un giornale va sul posto, cerca la notizia, la scrive, la porge ai lettori, se vogliono se la leggono, se non vogliono non se la leggono, e finisce lì. Varese News è una cosa un pochino diversa, nasce con un'idea forte di comunità, di coinvolgimento delle persone, di voglia di andare un po' al di là di quella che è semplicemente la mission, diciamo, istituzionale del giornalista. È proprio una caratteristica che è nel DNA di questo giornale, e noi facendo questa iniziativa del 141 Tour, che all'inizio sembrava una pazzia del direttore, lui ne ha spesso di queste pazzie,
abbiamo capito che quando ha questi attacchi bisogna dargli retta perché le cose poi funzionano, e siamo partiti a fare questo giro minuzioso di, come dire, di incontro di queste 141 comunità che costituiscono la provincia di Varese. Ora, un giornalista in teoria dovrebbe sapere tutto di tutti e di tutte le realtà con cui ha a che fare. Noi ci siamo accorti che sappiamo poco di queste realtà, perché facendo questo tour abbiamo scoperto luoghi meravigliosi, comunità interessanti, associazioni di volontariato che hanno delle finalità bellissime. E ci siamo accorti che tutto questo è il motore che fa andare avanti questo paese, in questo caso la nostra provincia, però le persone, la loro voglia di partecipare, la loro generosità nel dare tempo, impegno, conoscenza, sono la cosa che fa andare avanti questo paese, al di là delle crisi, al di là della politica che non funziona, al di là di tante cose. E quindi cosa abbiamo voluto fare? Condividere con tutti voi questi incontri che abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo dovuto selezionare, quindi abbiamo dovuto scegliere 15 persone per ogni serata, ma avremmo potuto parlarne qua 100, facevamo notte, ma non si poteva. E quindi insomma questi incontri sono un regalo che un po' vogliamo fare a voi e che un po' facciamo a noi, perché a noi piace tanto incontrare i nostri lettori. E quindi grazie a tutti per essere stati qua stasera. Bene, allora un ultimo ringraziamento all'Istituto Monti che ci ha ospitato con grande cortesia. E che dire, al prossimo 141 tour. Va bene? Grazie, grazie a voi.